Stai bene? Sì, tranquillo. È solo qualche brutto ricordo. Dove sono gli altri? Ah, finalmente. State tutti bene. E gli altri? Pensavo fossero con te. No, Red, non possiamo abbandonarli adesso. Non possiamo? Oh, ok. C'è un ultimo posto da controllare. Il pieno all'aereo? Siamo pronti? Sì. Va bene, non possiamo perdere nessun altro, ok? Ok? Quindi aspettatemi e state pronti. Nick, è così che ti chiamano ora. Dobbiamo andare. Aspetta, tu sei Isabella Keys. Ho sentito parlare di... No, non capisci. Cos'è che devi dirmi? Basta enigmi, dimmi tutto. Il vostro governo costruì un laboratorio vicino al mio villaggio per creare mucche più grasse per ingrassare voi. E insieme al laboratorio arrivò l'esercito. Fecero quello che fanno gli uomini, sparsero il loro seme. E quando il dottor Barnaby scoprì le api, beh, arrivarono gli zombie. Il vostro governo uccise i superstiti per fare in modo che non parlassero. Carlito pensò che fosse giusto spedire i bambini al paese che aveva contribuito a crearlo. Erano piccole bombe, come il tuo amico Diego. Ma non voleva creare qualcosa di inarrestabile. Quindi rese immune uno degli orfani. Oh mio Dio, Nick! Ovvero tu, Nick. Sei la piccola capsula vitale piantata da Carlito. Io? Tu sei quello che aspettavamo. Potresti curarti. La dottoressa Mellon farà di tutto per avere la cura. Ti sta cercando, dobbiamo andare. Beh, non ha un bel aspetto, ma... Dobbiamo giocarci tutto. Nick! Annie! Venite qui fuori! Ok, R. Troviamo gli altri. Nick, ti prego! Red? Ragazzi, sbrigatevi! Mi serve una mano! Nick, aspetta, aspetta! Non c'è tempo! Annie! Annie, è una trappola! Ehi! Hey. Oh. Figlia di... Facci uscire, Nick! Nick, aiuta! Ehi! Hey. No, Annie! Nick! Quello sì che è un bel tatuaggio, numero 12! Ma che fai? Sai che significa? 5 milioni di dollari per Red! Ci hai messo poco a voltare le spalle alla famiglia! Dai, Nick! Te l'ho detto! Sono realista! Ero stufo di vivere come un reietto! E quando ho visto quel volantino, ho capito che era l'occasione della mia vita per ottenere 5 milioni di dollari! Indovina un po'? Io li chiamo. E tu? Vali 5 milioni di dollari! Facciamo uno scambio, che ne pensi? Che brutto figlio di puttana! Forse, vediamo! Facci uscire di qui! Prego! Nick, aiuto!
stai bene? Sì, ora trovo un modo per uscire. Vai! E tu vieni con me. Della famiglia, eh? No, sono sempre stato solo, proprio come te. No, tu non sei come me. Non hai alcuna possibilità, lì. Ruota gira, Nick. La ruota gira. Ma questa volta era il mio momento. Su una cosa hai ragione. Cosa? È il tuo momento. Nick. Annie, stai bene? Sì. Avete bisogno di supporto? Questo è Hemlock. Parla ad alta voce, non capisco quello che dici. Hai recuperato l'orfano? Negativo, signore. Li abbiamo intrappolati. Chiediamo tempo per sistemare le cose. Molto bene. Vi darò un altro giorno. La Mellon sarà felice di avere più tempo. Ma il nostro lavoro qui non è ancora finito. Nemmeno il mio. Katie! Katie! Oh mio Dio. Papà! Tesoro, ti prego. Mi dispiace. Papà, dispiace anche a me. Katie Ann Green, dove sei stata? Sono impazzito quando sei fuggita. Merda, è bello, vero? Mi piace il lieto fine. Papà, scusa, io ho visto ciò che ti stavo facendo, lo stress che provavi per cercare lo Zombrex. Quel farmaco distrugge. Non volevo più esserti di peso. Non sei mai stata un peso per me, tesoro. Ciò che mi è successo non è colpa tua. Sono io il peso e non sono certo orgoglioso di quello che ho fatto.
Dio, ti ho cercata così a lungo. Sei quello per cui lavora Gary. Annie non andrà con un teppista. Non mi importa se è tua figlia. Non ti appartiene. Ho passato 2 anni a cercare mia figlia. È in corso un'invasione di zombie come quella che ha ucciso sua madre. Tu non sai cosa significa. Ma chi è questo? Nick Ramos. E tu? Jack Green. È tutto ok. Papà, come diavolo hai fatto a trovarmi? Ho trovato Gary. Aveva sentito la destinazione. L'avrei ucciso per averti lasciata andare. Ma non avevo mai visto quel ciccione così felice. Quanto tempo, Chuck Green? Isabella Keys. Che diavolo ci fai tu qui? Il tuo viso? La dottoressa Mellon era invidiosa. Almeno io posso camminare. Dobbiamo assolutamente portare quest'uomo in un luogo sicuro, subito! Quel marmocchio! Mi prendi in giro? Dentro di lui, dentro il suo corpo, c'è la cura. L'unico antidoto al parassita. Vieni, dobbiamo arrivare all'aereo, non abbiamo tempo. Facciamolo! Ok, ci siamo! Su questo aereo non ci staremo tutti. Io e Gary stiamo qui. Cosa? Abbiamo pensato di raggruppare i superstiti e di portarli lontano da qui. Troveremo un modo. Non posso lasciarvi. Sei tu quello importante, Nick. Non dimenticare che hai una famiglia qui. Ok? Ok, dai, via, andate! Uno di voi sa come si pilota un aereo. Temo che dovremo cavarcela così. Anch'io. Le cinture.